Paola Gregorutti Paonessa e la Mugnaia, la vezzosa Mugnaia dello storico Carnevale di Ivrea, edizione 2020. Quali sono le emozioni di questa mattinata, che per tradizione è la mattinata dedicata alle fotografie e alle interviste? È stata una mattinata incredibile, sono felice, sono sollevata perché qualcuno finalmente ha saputo di me, ecco, nel senso che è stata la prima presentazione ufficiale e quindi sono molto emozionata, è stato meraviglioso e ho un grandissimo senso di gratitudine verso la mia famiglia, verso chi si è impegnato con me in questi mesi e verso la mia città. Un senso di gratitudine immenso, di affetto infinito e di gioia pura, davvero. E quindi sono molto felice. Le chiedo subito quando è nata questa gioia e quindi quando le è stato proposto di fare la Mugnaia. Mi è stato proposto poco prima di Natale, da una persona eccezionale, da Marco Adriano. Una guida, ecco, in questo mondo, in questa magia che io ho sempre avuto la fortuna di osservare, ma da lontano, e non avrei mai potuto immaginare realmente di vestire i panni della nostra Violetta, della nostra eroina. Io sono veramente fiera, grata e mi sento pronta. Forse sono davvero pronta. Ad accompagnarla questa mattina, l'abbiamo citato, Marco Adriano, certamente il Toniotto, suo marito, Marco, e poi ci sono due scudieri qua davanti a noi, sì, che le telecamere non riprendono, sì, però sono Filippo e Nicolò, sì, che sono i suoi due bimbi. Sì, sono i miei meravigliosi bambini. Sono qui, loro l'hanno saputo ieri sera e Filippo piangeva come un matto e Nicolò: dove vado io? Sul carro con te, sul carro con papà, non sapeva più che cosa dire. E gli abbiamo fatto vedere il vestito perché non sapevo come comunicarglielo, non avevo parole. E è stato molto bello, ecco, e sono stati tutti momenti molto belli. Io ho un bagaglio dentro di me enorme che spero di poter trasmettere alla città. Ecco, però vogliamo sapere se è già stata data una risposta, dove andranno a seguire il carnevale, un po' con mamma, un po' con papà. Con papà sul carro del Toniotto, sì, a distribuire caramelle e cioccolatini. A distribuire i cioccolatini, qualcuno l'hanno già anche mangiato, e a distribuire le caramelle. Sì, saranno con papi, con i nostri amici migliori, e con tutti noi, con la città, con tutti noi. Parliamo della sua famiglia, parliamo di suo marito, dei suoi bambini, diamo un po' una scheda anagrafica. Vi siete conosciuti un po' di anni fa ormai? Sì, ci siamo conosciuti ormai 20 anni fa. Io ero appena di ritorno dal mio Erasmus, io ho studiato un anno all'estero e lui l'ho conosciuto. E lì siamo rimasti, sono 20 anni oramai, fidanzamento, convivenza, siamo sposati dal 2007 e viviamo in centro a Ivrea da quasi 13 anni, proprio in centro storico. E Filippo e Nicolò non l'abbiamo detto, ma hanno 11 e 10 anni, esatto. lo dico io. Sì, hanno 11 e 10 anni, sì, fa prima media Filippo e quinta elementare Nicolò. Lei è nata a Ivrea, sì, ma ha vissuto parte della, sì, sua vita a Strambino, anzi a Cerone di, sì, Strambino, che è una frazione importante. Sì, è una frazione importante, abbiamo anche a Cerone una antica tradizione del carnevale. Il mio papà era molto coinvolto nel comitato del carnevale, poi mio papà, come dire, con il carnevale era molto legato. Mio papà è stato uno dei fondatori degli scacchi, quindi noi pane e arance, se così si può dire, da sempre, ecco, quindi le storie, gli aneddoti che ci raccontava di quando si allenavano prima del carnevale lungo la Dora a lanciare le pietre piuttosto che a fare gli scherzi ai ragazzi delle altre squadre mettendo la sabbia nel motorino per non farlo ripartire. Ci metteva anche lo zucchero. Forse lo zucchero, non ricordo. Anche la sabbia.
e quindi aneddoti di tutti i tipi e io sono un'arancera, ecco. Abbiamo detto del papà, fondatore degli scacchi, quindi lei è a tutti gli effetti un'arancera degli scacchi, sì. Così come Filippo e sì. Nicolò, non così come suo marito no. Marco. Lui era dei Tucchini. Dico era perché è logico che poi quando ci siamo conosciuti c'è stata questa, come dire, questa trasposizione verso gli scacchi, quindi ora tiriamo tutti negli scacchi, anche i miei cognati, tutti. Diciamo tre parole importanti, bicicletta, sì. Pallavolo, sì. Cavalli. Sì, la bicicletta è una cosa che piace molto a tutta la famiglia, quindi abbiamo attrezzato la macchina di mio marito, portiamo in giro le quattro mountain bike, quindi insomma quando possiamo andiamo in giro in bici, è una cosa che ci piace molto. E pallavolo e cavalli mi portano un po', soprattutto cavallo, io sono nata e cresciuta sui cavalli e mi portano alla mia infanzia, ai miei amici con i quali sono cresciuta, la mia famiglia, ecco. E mio papà era un uomo legato agli animali, alla terra, alle cose più semplici, forse più vere, e lui mi ha insegnato molto, ecco, a riguardo. È stato lui a farmi vivere un'infanzia unica. Andiamo alla serata di sabato, immaginiamola, lo chiedo a tutte le mugnaie di immaginare questo sabato sera alle 9 meno pochissimi minuti, che cosa succede e poi cosa succede alle 9. Credo che io provo a immaginare, ma credo siano momenti o sensazioni, forse un po' come avere un bimbo, che uno può immaginare determinate cose, ma fino a quando non succedono non si sa. E sarà incredibile, ecco. Io ho assistito una volta sola dalla sala dorata al balcone, ecco. Ed è stato molto emozionante, non ero io, quindi immagino, già, vedremo, io sono pronta. Io non ho affrontato nessun argomento che ha riguardato il recentissimo passato del Carnevale, però una cosa la vogliamo dire insieme. Essere un personaggio del Carnevale di Ivrea, dello storico Carnevale di Ivrea, significa ricoprire a tutti gli effetti una grossa responsabilità. Non solo perché ci sono tutti gli occhi addosso, ma soprattutto perché si è un esempio per una festa. Io spero di essere all'altezza. Se penso ai valori di Violetta del nostro carnevale, dell'incredibile incantesimo che è questa manifestazione per noi, spero di riuscire a essere forte come lei e coraggiosa, e soprattutto di trasmettere la mia immensa felicità e immensa gratitudine a tutti, ai miei arancieri tutti, alle componenti tutte, a tutto il corteo storico, a tutti i cittadini, a tutta la mia amata città. Glielo auguriamo di cuore. Grazie. Buon carnevale. Grazie anche a voi. Grazie.